Aspetta, prima la sincro! Ma tu fai sempre così? Volevo farlo anch'io per una volta. Ha rimbalzato qualcosa, è il tuo cervello. Ciao bambini. Aspetta, guardo qua. Sì. Ma che entusiasmo. Ciao bambini. Ciao fringuelli. Fringuelli? Sì, non lo so, cambiano. Ok. Si evolvono con il tempo, così come questo canale. E così come Sabrina, che piano piano viene risucchiata in questo mondo più cinico e amaro della vita. Perché da disegni passiamo a challenge, passiamo a cose strane. Esatto. Tipo quello di oggi. Oggi cosa faremo? Non hai detto che sei... Non riesco a farlo. Hai ragione. Innanzitutto questo electric. Con noi abbiamo Sabri. Oggi faremo qualcosa di simpatico, a dir poco magico. Stavo cercando di capire dove andasse il gatto. Magico. Post-it magico. Challenge, l'avrete sentita? L'avrete vista? Vabbè, la nostra scotch challenge. Non avete visto niente, perché... E poi, siccome noi siamo bravi, dammi la mano sinistra. Anzi, dammi la gamba. No. Dammi la gamba. Come la gamba? Sì, noi facciamo la challenge legata. E adesso come facciamo? Siamo comodi uguali in realtà, non è così un grande handicap. È che stavo legando le mani, poi ho pensato che con la destra io non posso fare le cose e tu invece te l'avresti avuto libera, quindi ho optato per la gamba. Facciamo sinistra, sinistra. Perché dobbiamo complicarci la vita? Post-it challenge legati. Mi sono preso i peli. Post-it challenge legati. Ok. Per rendere ancora più, non lo so, quello. Invece che parole saranno anche disegni. Iniziamo. Giusto. Piano. Prima di tutto dobbiamo attaccarci con scotch in fronte. Tu tieni. Io tengo. E c'è il cappellino. Ah, i peli. Tira un po'. Ah, i peli. Ok. Aspetta. Lascio fare tutto a lei, io guardo. Ok. Quindi noi ci disegneremo sulla fronte cose. Iniziamo, o scriveremo. Scriveremo, iniziamo da una parola. Ok, iniziamo da una parola. Inizio io. Facciamo che la parola non deve essere né troppo difficile né troppo facile. Ok. Ok. E ti confonderò mettendo lettere, una lettera prima e una dopo, se no tu capisci quello che ti scrivo. Ok. Giusto? Allora, la parola che voglio farti io è questa. Ecco qua, ce l'hai? Ho la mia parola? Sì, falla vedere bene, senza che guardi in camera. Non so neanche le regole di questo gioco, pensate. Ok. È questo che rende tutto più entusiasmante. E i peli del braccio. Quindi, non dimentichiamoli. Io che devo fare? Devo fare domande. Sì, io posso risponderti solo sì e no. E magari qualche indizio ogni tanto. È un essere vivente? No. Prende spontaneamente fuoco? Cioè, la gente solitamente chiede, è un uomo, una donna, prende spontaneamente fuoco? Sì. No! Ha problemi di peluria esagerata? Ma aspetta, mi hai chiesto qual è la prima domanda che mi hai fatto? È un essere vivente? No. Quindi non ha i peli? Ma anche le cose hanno i peli. Ah, ok. La mia... No. Ok. È una cosa. Non è proprio una cosa. È un oggetto. Non è proprio un oggetto. È un'emozione. Diciamo di sì. Diciamo. Un sentimento. Più o meno. Ci siamo una sulla strada sensazione. Giusta. Una sensazione. Allora, stai girando con tutti gli aggettivi. Siamo sulla strada giusta. Ok. Non ci sono indizi in questo gioco. Sì, no. Vabbè, ci sei quasi. Ci sei quasi. Sei proprio vicino alla risposta. È la paura. No, non è la paura. È la follia. Non è la follia. È proprio una parola per me molto importante. L'amarezza. La tristezza, la morte. Mi dimenticavo che a fare video con te c'è sempre la morte dentro. No, è una cosa bella. Una cosa bella? La morte? No, è una cosa molto più bella. La vita. Sì. L'amore. Esatto, allora l'amore scaturisce un qualcosa. Magone. No, una cosa bella. Non è con la morte, il magone, una cosa bella. L'amore. Allora, tu pensa all'amore. Tu, se tu sei innamorato, cosa fai? Bacio. Sei da solo? Cioè, ti batti da solo? No, faccio qualcosa. Allora, la tua fidanzata abita lontano. Ma non piangi, però le pensi. Cosa fai? Fantastico. Cosa c'entra? La chiamo, le dico, oggi lo facciamo al telefono. Ok, come certo. Le coppie a distanza. A parte quello. Ok. Prima di tutto questo, prima di chiamarla, cosa fai? Quando pensi a lei. Non sono la persona più adatta per cose belle. Cosa? Che faccio? Io... Cosa faccio io se penso a lei? Allora, tu pensi... Allora, facciamo così. Sudo. Un cibo. No. C'è un cibo che ti piace molto? Burro d'arachidi. Ah, allora, quando pensi al burro d'arachidi cosa fai? Mi sciolgo. Ci siamo quasi. Mentre ti sciogli, cosa fai anche? Non lo so. Mi bagno. Tutto.
ci siamo quasi. È una cosa molto più semplice. Mi eccito. Ok, no, è molto più semplice. Prima dell'eccitamento c'è una fase più semplice. Molto semplice, che facciamo tutti i giorni. Tu fai tanti. Stasera lo stai facendo tante volte. Sto rido. Ok, ridere più o meno. Sinonimo, una cosa, non è proprio ridere. Felicità, sono felice. Sì, sei felice, quindi con la tua faccia cosa fai? Le espressioni. Non è ridere, ma è sorridere. In inglese? Smile. Bravo! È stato difficilissimo. L'avevi scritto dietro, cioè, adesso c'è scritto slime. Prima c'era scritto smile, poi abbiamo invertito due lettere, poi la S è caduta, quindi c'è scritto lime. Finisce così questo video. Vai. Aspetta. Vai. Volevo vedere il minutaggio. Siamo già 8 minuti. Bene. Non ci arriviamo a tre parole, due passi. Allora, fai pensare. Mi raccomando, metti le lettere invertite un po' come ho fatto io, se no capisco. Ho già paura. Sono le orecchie di un cane. No, è una parola. Ah, già, è la parola. Non ho già capito. È un fiorellino, era l'ultimo. Pronto. State vedendo? Ok, cominciamo. È una persona? No. È un animale? No. È una cosa? Sì. Smile! No. È una cosa che io posso toccare? Sì. Posso trovarla in una casa? No. No. All'aperto? Sì. All'aperto sì. Io ho mai toccato questa cosa? Questo non lo so, questo non lo so. Non lo sai? No. Tu l'hai mai toccata questa cosa? Sì. Ok. La posso trovare in un parco? Non per fetici ambigui, ok? Ok, in un parco la posso trovare? È un parco dedicato. In un parco divertimenti? No. In un parco dedicato, che parchi esistono? Un parco? Inteso come area all'aperto. Ah, ok, un'area all'aperto. Nella città la trovo? Sì, penso di sì. In campagna? Anche. Dove è più facile trovarla? Secondo me in campagna. Ok, però non è un animale? No. Non è neanche lo sterco di vacca? No. Pensavo con una... La morte? Ci sei vicino. Ah, pensando a Fio. Un animale? No, un animale no. Non è uno stato d'animo, cioè una sensazione. No, no, è proprio un oggetto. Lo puoi toccare? Lo posso toccare? Non lo posso trovare in casa? Lo puoi toccare, lo puoi accarezzare, lo puoi abbracciare. Ma non lo posso trovare in casa. Dare bacetti sopra. È un po' strano, eh? Però fetici. È un po' per feticisti della morte. Sì. Ah, oh, per i feticisti della morte. È una cosa che fa male. No, è la parte dopo. Ha già fatto abbastanza male. Stai lì. Una corda per impiccarsi? No. Il suicidio? No. Dammi un indizio. Cosa può c'entrare con la morte? In molti film c'è chi esce da questa cosa e torna tra i vivi. Il paradiso? No. L'inferno? Che puoi toccare. Ah, già. Allora, un tipo nei film esce dal cervello, dall'anima? No. Dal... Non puoi toccare l'anima. Che ne sai? Io l'anima lo tocco tutti i giorni. Ok, finito il video. No, con i peli! Adesso strappo. Allora, posso toccare... In un ospedale la trovo questa cosa? Ah, se un tipo esce dall'anima, no. Allora, diciamo naso. Che... Ecco il suggerimento. All'ospedale trovi un posto dove si mettono le persone. La cella frigorifera! Ok. Non è la cella frigorifera. Se non sei all'ospedale, dove metti le persone? Morte. Esatto. Nelle tombe! Esatto. Certo, mi hai scritto tomba. Tomba. Non è la parola più felice del mondo, signori. No, ma potevi farmi lo sciatore con Alberto Tomba, l'avrei indovinato prima. È vero. Ok, adesso il disegno, giusto? Giusto. Che ho questa idea di merda di legarci? Io direi che dovremmo peggiorare la situazione del legarci, secondo me, se vogliamo fare un passo avanti. Ok, dammi la gamba. Si fa male qua. Ho perso lo scotch, come lo prendi? Ti sto mettendo la mano dove non dovrei metterla. Attimo. Aspetta, lo faccio col piede. Te lo allungo. Ok. Tu e le tue idee di merda. Hai iniziato tu. Ma la mia era solo la gamba. Aia. Io ce li ho i peli. Ho tanti peli di gatto e di cane. Ok. Cosa diavolo ti disegno ora? Fermo qua. Lo so già. Già? Sì, sì. Immagino. È per forza quello. Prego. È un piromane. Pensavo ci avessi azzeccato, ma non c'entra assolutamente niente. Fai vedere, perché di questa cosa devono indovinare questa cosa. Cioè, dovete indovinarla anche voi, perché tanto non dire, si capisce. Una sola cosa. Io ti ho fatto tante cose per confonderti. Però c'entrano. Cioè, non è vero. Okay. Però devono indovinare questa cosa. È un boia. Non c'entra con la morte. Con la vita? Sì. Quindi un essere vivente. No, sì ma no, cioè no, questo no. E sì o no? No, non è un essere vivente. È una cosa quindi. Sì. Non è un qualcosa che posso toccare? Sì, assolutamente sì. Posso accarezzare? Certo. Posso stimolare? Non puoi stimolare. Posso dare i bacetti? Ma se ti piace, certo che gli puoi dare i bacetti. Poi dimmi com'è stato però, perché sono curiosa. Benissimo, non so dove andare a parare. Provaci, in realtà è una... Si mangia? No, cioè puoi mangiarlo, ma penso che poi avrai dei problemi. Quindi è masticabile? Masticabile, facciamo di no, dai. Ok, è bello.
cappello? Va a gusti. È uno strumento? No. È un gioco? No. È un indumento di vestiario? No. Dammi un suggerimento. C'entra con gli animali? È un guinzaglio? No. Però comunque siamo sulla strada giusta. È un impermeabile per cani? No. È un collare? Non c'entra con i cani. Mi hai detto c'entra con i cani? Con gli animali ho detto. In generale. Una gabbia? No, ma ti stai avvicinando tantissimo. È vero? E come si chiama dove fai fare la popò ai gatti? Non è quello. Ok. È una rete? No, però fidati, ci sei vicino. È una casa? È una tana? Sì, ma devi darmi il nome preciso. La tana? Sì. C'hanno un nome? Sì. Preciso? Sì. Mi manca proprio il lessico necessario per rispondere. Esatto. No, ma è una tana, cioè tu abiti in una casa. Ogni persona ha una tana. Camera? Cameretta. No. Animali! La cameretta degli animali? No! Cristo! È una tana singola. Serve un solo animale, che ne so. Ci possono stare più animali in questa tana. Però mi dici, è una casa, ognuno ha la sua casa. Allora, è una casa. Tu abiti in una casa. Sì. Un coniglio abita in una tana. In una tana sottoterra. Un cavallo abita in una stalla. Trovami cosa devi trovare. Dimmi l'animale. No, troppo facile. Okay. Una tu grotta. Ce l'hai. Una grotta. Tu ce l'hai, sì. Un cane? Cosa ho? In generale, tu ce l'hai. Una macchina. No, non c'entra con te, ho detto solo che tu hai questo animale. Un bambino. Un cane. No, un altro animale. Ma non ho altri animali. Sì, ce l'hai, fidati di me, cerca questo animale. Un pidocchio? No. Non ho il pidocchio. La tana devi trovare. Non lo so, viene da piangere. Un ultimo indizio, per favore. Vola. Vola? Un nido. Sì. Adesso lo voglio vedere però. L'albero, le rondini, il nido e il sole. È una pizza? No, era un nido. Ok. Comunque sono stata bravissima con gli indizi, non vorrei dire. Sono io pessimo. Avevamo questa, che deficienti. Ok, è passato. Posso andare? Puoi andare. La morte, un animale morto. No, è vivo questo. Ah, non c'entra con la morte? Non c'entra con la morte. Ottimo. Allora, è una persona? Cioè, un essere vivente? Sì. Persona? No. Animale? Più o meno. Cosa vuol dire più o meno? Un animale. Un animale. Un animale che ti piace? Tollero. A me piace? Sai che non lo so. Conoscendomi? Ti piacciono tutti gli animali. In Italia ci sono questi animali? Sì. Sicuro? Sì. È un animale d'appartamento? Dipende. Dipende? È legale, cioè ti ricordo che in Italia non è legale manco la scimmia. Beh, lo fanno tutti, quindi sì. Cioè, è un animale che io posso tenere in casa? Sì, però non lo puoi comprare, lo devi trovare per strada. È un animale che trovo per strada? Sì. E non posso comprare? Sì, sì, e non lo puoi proprio prendere con le mani. Devi acchiapparlo? Sì. Ok, lo trovo... Acchiapparlo è la parola giusta. Cioè, se adesso esco di casa posso trovarlo? Dipende, ci vuole un po' di fortuna. Ho già capito. È un Pokémon? Sì. Devo dirti anche quale Pokémon? Sì. Oh mio Dio, ce ne sono 5 milioni! Prima serie? Sì. Leggendario? No. Nel Pokédex lo trovo tra i primi 50? Sì. Uno starter? No. Un'evoluzione? No. Ha evoluzioni? Sì. Cammina? Sì. Allora, cominciamo dai colori. È giallo? Sì. Il giallo non è uno starter. Esatto. E ha evoluzioni però. Aspetta, no, tecnicamente è uno starter, è vero. Pikachu. Pikachu. E guarda quanto è carino. È stato bravo. Comunque sì, Pikachu è lo starter di Ash. Bene. In tutto questo, ammetto che ti batto le mani. Sei stato molto bravo. Stiamo registrando da troppo tempo, quindi mi raccomando, 5000 like. Ah, oltre a inventare le parole, devono anche dire dove ci dobbiamo legare. Ah, continua la sfida. Sarà divertente legarsi schiena contro schiena. Vabbè, sceglierete voi nei commenti, schiena, quindi mi raccomando. Schiena, quindi come scegliamo? Non lo so, proviamo a scriverci al contrario. Ci inventeremo qualcosa. Aspettiamo i vostri commenti. Mi sono dimenticata, il video era tuo. Il video era mio, sai com'è. Prego, faccia l'outro. Bannata. Con bene. Task. Bene, carissimi, questo è quanto. Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, così come Sabrina vi ha chiesto. Aia. Pensavo che non ma soprattutto male. Ricordatevi, ti ho strappato dei peli. Sì. Guarda, sono carini, ci sono i peli di Peo, guardate. Ora posso entrare su a vedere se funziona tutto. Questo era Electric.